Salvatore Messina Denaro abita proprio qui, il fratello del padrino. Io qui vicino ci imbattiamo in questa perquisizione dei carabinieri in questa casa, forse la quarta casa che ospitò o comunque ha una relazione con il latitante Matteo Messina Denaro. Le perquisizioni e gli accertamenti sono in corso in questo momento qui a Campobello di Mazara. Il fratello di Matteo Messina Denaro abita qui. E in ogni momento si aprono dei cantieri investigativi a Campobello di Mazara. 11.000 abitanti, un piccolo centro agricolo accanto a Castelvetrano, feudo del padrino Matteo Messina Denaro. Il sindaco di Campobello di Mazara invita i cittadini a collaborare con le forze dell'ordine. Chiunque sappia qualcosa si rivolga alle forze dell'ordine e di collaborare con la giustizia affinché chiunque si sia accomunato con costui o con la famiglia mafiosa in generale possa davvero essere sterminata questa situazione di proliferazione che c'è stata, ma non soltanto a Campobello, ovunque, e liberare questi territori. È mezzanotte e la polizia scientifica è al lavoro. Questa sera è stato scoperto un altro appartamento di Matteo Messina Denaro, abitato qui in questa casa fino al giugno scorso, al momento del trasloco nella successiva. Siamo in via San Giovanni a Campobello di Mazara. È una grande abitazione, piano terra, primo piano, che parte da qui e finisce sopra. La polizia, che lavora da anni alla cattura di Matteo Messina Denaro, è arrivata qui a questa abitazione attraverso le sue proprie indagini. La prima casa che è stata scoperta è proprio a 3 minuti da qui ed è stato attraverso il traslocatore che la polizia è arrivata a questo appartamento, che è riconducibile ad un incensurato che abita all'estero. Lei conosce Andrea Bonafede, il geometra? Sì, è una persona che conosciamo in paese, per noi era una persona insospettabile da questo punto di vista. È noto, c'era un rapporto di parentela con il vecchio boss riconosciuto del paese, dagli atti giudiziari di cui sono noti, diciamo, dalle cronache. Il Bonafede era lo zio del vecchio boss, appunto, di Campobello di Mazara, io non ricordo il nome. Era nipote. Nipote, sì, era nipote. Questa è l'abitazione di Enrico Risalvato, 72 anni, testimone di nozze del fratello di Matteo Messina Denaro, Salvatore, e proprio qui è stato scoperto il bunker dietro un armadio con una porta scorrevole. Ci sono anche dei personaggi che vengono tenuti sotto sorveglianza. E in questi giorni si aspetta un'arretata. La città di Campobello, come tante altre città, è una città fatta di gente laboriosa, di gente che la mattina si alza per andare a lavorare e non certamente avere il pensiero di andare a incontrarsi con Matteo Messina Denaro. Questo no. Ciò che colpisce a Campobello di Mazara sono tutte queste telecamere private che sono puntate sulla strada. E questa è una violazione di legge, perché le telecamere puntate sulla strada può fare solo lo Stato, un'istituzione. Sì, io però dico, io non lo so perché non faccio di questo controllo, non mi sono soffermato a guardare queste telecamere puntate sulle strade. Tuttavia io ritengo che, siccome le forze dell'ordine spesso vanno anche nei cittadini privati per acquisire immagini che possono servire per la loro attività, che ben vengano. Poi sul fatto che non siano state adeguatamente regolamentate è un altro aspetto che viola la privacy. In via CB31 c'era la prima casa di Matteo Messina Denaro e stanotte qui c'è un presidio speciale. In via Marsala 54, qui a Campobello di Mazara, c'era la casa della residenza di Andrea Bonafede, come risultava dalla carta di identità, alias Matteo Messina Denaro. Questa casa sarebbe intestata alla madre di questo geometra ed è
sotto sequestro, come vedete. Questa struttura così abusiva, dal punto di vista dell'urbanistica, agevola la latitanza dei boss perché crea un effetto casba. Cioè, a un certo punto, queste abitazioni, abitate da complici, creano un effetto culla. Allora, intanto, se si è sviluppato l'abusivismo è perché vuol dire che lo Stato è stato assente e ha consentito in 50 anni, 60 anni, il proliferare delle abitazioni abusive, cosa che ormai il fenomeno è assolutamente quasi inesistente, se non per piccole abuse, non per costruzione di nuove abitazioni.